amici blucerchiati, però questa è stata la mia reazione media nel seguire la prestazione della Sampdoria a Milano, a San Siro contro il Milan. Ne usciamo con un pareggio, rimontati sì alla fine, ma non mi sento di prenderlo con amarezza, perché insomma amarezza non c'è, anche perché il Milan stava addirittura per ribaltarla e quello non sarebbe stato giusto. Abbiamo fatto una bellissima prima mezz'ora, poi per il resto una partita di controllo, anzi direi la seconda mezz'ora, quella a cavallo dell'intervallo di controllo, andando in vantaggio, l'ultima mezz'ora andando anche in svantaggio di un uomo di sofferenza, ma prendendo soltanto il gol del pareggio. Addirittura nel primo tempo, durante la prima mezz'ora, avevo la sensazione che speravo che non segnassimo, perché stavamo giocando bene e talmente annullando il Milan che quasi temevo che un gol nostro, che un pochino era nell'aria, avrebbe potuto come dire, far mollare un po' i nostri e svegliare il Milan. Vabbè, comunque 1-1, vediamo come si sono comportati i nostri. Iniziamo da Audero. Allora, la difesa ha fatto una gran figura, non ha fatto lavorare tanto Audero, perché a parte qualche uscita, una anche con un brivido al limite dell'area, mi ha fatto prendere un discreto coccolone, ma il gioco era fermo perché c'era fuori gioco e stava per uscire col pallone con le mani. Per il resto, Audero non mi ha dato tantissima sicurezza, soprattutto in quell'occasione lì. Dopodiché, appunto, ripeto, parate non ha dovuto fare, ne ha fatta una su un tiro di Calhanoglu che ha un po' lasciato lì, e forse Emil Audero, per il livello che gli attribuiamo, quella parata lì la può fare meglio. E per il resto, poi è stato salvato dal salvataggio sulla linea di Colli sul tiro di Rebic. Eravamo sull'1-0, quindi 6 per Audero. Hanno fatto un figurone i difensori. Ha fatto una delle sue migliori partite in blu cerchiato Bartosz Berezinski. Il gol arriva da quelle parti, ma non mi sento di dare colpa alla difesa in quel caso. Nel primo tempo addirittura sfonda in versione Cafu, fa girare la testa spesso al Milan, va un paio di volte dal cross dal fondo al cross dal fondo, poi gli smarcamenti in area non funzionano bene, dopodiché fa molto molto bella figura in fase difensiva quando lo punta Theo Hernandez, quando va a girare da quelle parti Ibra, bravo bravo Bartosz Berezinski. Bene anche Tonelli e Colley, con un ospite scomodo come Ibrahimovic, anche se chiaramente non in una delle sue migliori giornate. Dopodiché c'è anche il merito dei due difensori centrali della Sampdoria, entrambi ammoniti e quindi bravi anche a gestirsi con il giallo, caricati di un giallo, cosa che purtroppo non varrà per uno dei nostri giocatori, per uno dei nostri centrocampisti. Quindi 6 e mezzo sia a Lorenzo Tonelli sia a Omar Colley. 6 e mezzo anche per Tommy Augello, che quando scende, ecco, io ho pensato questa cosa qua. Sarebbe molto molto bello che ripartissimo l'anno prossimo con una bella coppia titolare a sinistra, il binario Tommy Augello, Mikkel Damsgaard. Tommy Augello ormai maturo, sicuro, tranquillo, con personalità, sempre col pallone tra i piedi, perfetto anche in fase difensiva. Bravo anche in quella diagonale su Ibra, che è un vecchio volpone e stava per portarsi a casa un rigore, ma Augello è stato bravo a mettersi davanti e prendere lui fallo da parte dell'attaccante svedese. Ho detto dei binari che hanno funzionato bene a sinistra, a destra pure, perché se Bartosz Berezinski ha giocato una delle sue migliori partite con la maglia della Samp, altrettanto direi, se non addirittura la migliore, perché la più completa l'ha portata a casa Antonio Candreva. Abbiamo sentito un sacco di volte, e da parte mia, ma secondo me anche voi, abbiamo detto noi, guardando la partita alla TV, un sacco di volte: bravo Anto, perché se nel primo tempo l'abbiamo visto col piede discretamente caldo per mettere in mezzo i cross, nel secondo tempo si è dovuto ovviamente spendere per fare tanta fase difensiva, quello che solitamente gli imputiamo di fare così così, invece è stato perfetto anche in quel versante. Ripetiamo, da quelle parti girava Theo Hernandez, che è sempre un brutto rebus da provare a risolvere. Quindi bene Antonio Candreva. Coppia centrale Torsby Silva. Allora, Torsby, che raramente vediamo particolarmente brillante in fase di costruzione, stavolta diciamo mi rimangono negli occhi i duelli aerei che ha praticamente quasi sistematicamente perso con Frank Kessié. L'abbiamo sempre cercato molte volte di testa, soprattutto nel secondo tempo, quando facevamo un po' più fatica a manovrare palla a terra, e che Kessié l'ha sempre presa lui di testa. Quindi 5 e mezzo secondo me a Torsby. Non posso non dare 5 ad Adrien Silva, che fino all'ora di gioco aveva fatto una buona partita in cabina di regia. Posso apprezzare la mentalità. Avevamo appena segnato il gol di Quagliarella, di andare ancora a pressare alto il Milan, di non abbassarci, facendo quello che evidentemente chiedeva Ranieri giustamente dalla panchina. Dopodiché sei stato ammonito, un po' più di attenzione e cautela ci vuole. Quell'intervento, anche il secondo, è da giallo ed è un'espulsione giusta, pesante, che ha messo in difficoltà la squadra, che peraltro non aveva neanche Ekdal, che si è infortunato in nazionale, quindi è dovuto entrare Askildsen, che
abbiamo l'ufficialità oggi è chiaramente acerbo per la Serie A, per la categoria e per questo livello. A proposito, migliore prestazione in blu cerchiato parte 3, no, forse per Damsgaard abbiamo visto altre in cui è riuscito anche a incidere nel tabellino con gli assist, eccetera, però stavolta oggi mi ha fatto veramente alzare dal divano un paio di volte, per dirla alla Guido Meda, perché delle gestioni danzando con il pallone in mezzo a due avversari, prendendo falli, anche recuperando, anche molto applicato in fase difensiva. Quindi abbiamo passato tutta la pausa delle nazionali, soprattutto dopo la sua doppietta con la nazionale danese contro la Moldavia, a dire perché non gioca da noi, perché non gioca da noi. Gioca da noi, stavolta ha giocato e ha giocato una partita pazzesca. Grande Mikkel Damsgaard, speriamo di vederlo ancora un po' con questi bei colori addosso. Reparto offensivo, si è ricomposta la coppia Gabbiadini-Quagliarella. Gabbiadini, per quanto abbia disegnato un pallone delizioso proprio per Damsgaard in quella fase del primo tempo in cui arrivavamo bene in area del Milan, ma ci mancava sempre l'ultimo graffio per andare a far male a Donnarumma, bell'assist quello di Gabbiadini per Damsgaard, è stato l'unico insieme a Torsby a impegnare Donnarumma, dopodiché l'ho visto a volte un po' impreciso nelle scelte proprio in questa prima mezz'ora in cui arrivavamo spesso bene agli ultimi 16 metri rossoneri, quindi 5 e mezzo per Gabbiadini, 7 per Fabio Quagliarella, gol che bisogna fare, perché nel senso va fatto, non è facile, può sembrare perché è un regalo del Milan, ok, però lì era la situazione ideale per l'istinto di Fabio Quagliarella. Probabilmente se quella palla lì la controlli, vai verso Donnarumma, ci pensi troppo, rischi di sbagliarla, perché è un regalo gigantesco. La testa di Quagliarella e l'istinto di Quagliarella gli dicono che lì è una posizione da cui si fa il gol. Un po' alla Quagliarella, è uno dei più facili, ma è sempre un gol alla Quagliarella. Dopodiché, gestione fantastica dei palloni che gli sono arrivati, ha ingaggiato questo bel duello con Kier, è rimasto in campo a lungo, ha preso un sacco di calci di punizione. Secondo me non è un caso stavolta che è uscito lui, è entrato Keita. I palloni là davanti li abbiamo tenuti un po' meno e senza voler buttare la croce addosso a Keita. A questo punto arriviamo alla prestazione del nazionale senegalese 5 e mezzo per Keita, non è colpa sua se abbiamo preso gol, però ha gestito male quel pallone che stava controllando nella tre quarti offensiva del Milan sull'1-0. Da lì è ripartito veloce il Milan, siamo scappati indietro, ma perdendo un po' i riferimenti in mezzo abbiamo preso il gol di Auge, quindi non è riuscito neanche a incidere, a fare male Keita, e secondo me non raggiunge la sufficienza. 5 e mezzo, così come 5 e mezzo per Askildsen, l'abbiamo accennato prima, sembra davvero troppo leggero, troppo morbido questo ragazzo che entra in una situazione in cui c'è, insomma, c'è la quarta e Mina sta riprendendo fiducia, però sembrava proprio un pesce fuor d'acqua. Se di Damsgaard abbiamo ammirato la sua capacità di ambientarsi facilmente nel nostro campionato, altrettanto non possiamo dire di Askildsen, che ha, d'accordo, un anno in meno di Damsgaard, però insomma altra pasta, direi, per il momento, e non è una bocciatura per sempre. Sono entrati anche Lerì, Yoshida e Verre, li abbiamo potuti vedere veramente poco perché hanno giocato sostanzialmente solo il recupero. Piccola nota e insomma sorriso che mi ha provocato Ranieri su Lerì. Lerì è entrato e una cosa doveva fare, controllare Theo Hernandez, che invece, preso palla, è partito con la sua classica sgroppata in diagonale, partendo dalla sua posizione di terzino sinistro, e si è sentito chiaramente Ranieri dire: è tutta la settimana che guardiamo, sappiamo che fa quella roba lì, sei entrato per fare una cosa e non l'hai fatta. In quel caso poi per fortuna è andato tutto a posto, Yoshida e Verre non hanno fatto in tempo, Yoshida si forse ha sbrigato qualcosa difensivamente, ma insomma senza voto sia Lerì sia Yoshida sia Verre. Chiudiamo con Ranieri, non so se da parte mia, da parte nostra, mi è venuto questo dubbio, forse dobbiamo un pochino chiedere scusa a mister Ranieri, o almeno oggi diciamo che bisogna dargli atto che la squadra è come la vogliamo, perché la squadra ha giocato una signora partita contro la seconda del campionato in un momento interlocutorio, almeno quello che volete, ma non togliamo meriti alla Sampdoria che ha interpretato un gran match, e fosse rimasta in 11 probabilmente sarebbe riuscita, avrebbe avuto più chance di portare 3 punti a quel punto meritati a casa. Bene, mi sono divertito, devo dire, è stata una bella partita, bravi tutti, bravi ragazzi, mi avete fatto provare belle sensazioni. Aspetto i vostri commenti qui sotto e chiudo con un originalissimo ciao.